125 casi positivi finora, di cui solo 15 nel bollettino della giornata di ieri, il dato più elevato registrato finora, 12 decessi, 7 in totale al Minerva, di cui 4 Covid, un lunghissimo elenco di persone ricoverate in quarantena. La situazione ad Ariano Irpino si fa sempre più difficile ed allarmante, e di ieri la scomparsa dell'ex assessore provinciale Francesco Lo Conte, che ha destato profondo dolore e sconcerto nella città del Tricolle, e un continuo ingresso di bare nel cimitero arianese. Un dramma che accomuna tante famiglie strette nello stesso dolore. Viene rivolto un forte appello al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca a visitare Ariano ed analizzare con la massima attenzione questi dati così allarmanti e, se necessario, si valuti anche l'iniziativa di far distribuire la spesa nelle case da volontari ed esercito. Serve una misura drastica, ancora più stringente, nel rispetto soprattutto di chi davvero dal primo giorno di zona rossa non è più uscito da casa. Da un'analisi della situazione emersa da Ariano Irpino, visti i dati del contagio, penso che occorre urgentemente uno screening della popolazione a partire dalle categorie più a rischio fino ad un margine più ampio possibile della popolazione, afferma Pasqualino Molinario. Gli strumenti ci sono per poter attuare immediatamente l'esecuzione di test rapidi Covid-19 e tamponi. Il dato più importante da non sottovalutare è che allo stato attuale ci troviamo di fronte ad una zona rossa disegnata solo sulla carta, senza uno studio epidemiologico reale, una tracciabilità attenta e meticolosa dei potenziali focolai di infezione e un controllo rigoroso a persone sintomatiche e asintomatiche.